Grazie consigliere. Chiamo l'oggetto numero 13, interrogazione riguardo i presunti e gravi ritardi in merito all'acquisto dei tamponi rapidi e loro impiego nel settore della scuola. Intendimenti della Giunta regionale. Interrogazione del consigliere Porzi, risponde l'assessore Coletto. Do la parola al consigliere. Grazie Vicepresidente, iniziamo questa richiesta partendo da alcuni dati del Comitato Tecnico Scientifico che ha dato il via libera alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale nella quale si parlava della possibilità, tra le altre cose, di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening in chiave di prevenzione anti-Covid. È possibile utilizzare anche nelle scuole i test antigenici rapidi attualmente in uso in porti e aeroporti. Lo indica il Ministero della Salute in una circolare, specificando che l'utilizzo di questi screening è in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi Covid-19 consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia di SARS-CoV-2. È infatti del tutto lecito assumere, spiegano dal Ministero, che la frequenza di episodi febbrili nella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale sia particolarmente elevata e che sia necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti di Covid-19, nonché per individuare prontamente i casi, isolarli, rintracciare i contatti. Qui purtroppo l'interrogazione è datata e sappiamo che questa fase delle operazioni è del tutto saltata, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse, evitando anche un sovraccarico dei laboratori di riferimento. Le modalità di raccolta di questo campione per i test antigenici rapidi sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari, tampone naso-faringio. I tempi di risposta sono molto brevi, 15 minuti, ma la sensibilità e specificità di questi test sembrano essere inferiori a quelli del test molecolare. Questo comporta quindi la possibilità di risultati falso negativi in presenza di bassa carica virale, oltre alla necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare. Tuttavia, ulteriori validazioni eseguite su campioni freschi, quindi appena prelevati, hanno invece mostrato un'elevata sensibilità e specificità. Pur considerando quindi la possibilità di risultati falso positivi e di falso negativi, non è certo, noi sappiamo che quindi questo dato non può essere paragonato al 100%, grazie all'uso di questi test rapidi è stato intercettato comunque un rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali che non sarebbero state individuate in altro modo. La procedura di acquisto, che sapevamo essere di 5 milioni, oggi è arrivata a 10 di test, è stata avviata su richiesta del Ministro della Salute e condivisa nei contenuti dal Comitato Tecnico Scientifico ed è stata pubblicata sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario per l'Emergenza e del Ministero della Salute. Francesco Vaglia, direttore dell'Istituto Malattie Infettive Spallanzani, ha specificato che stanno testando nelle scuole di ogni ordine e grado del Lazio un campione di 800.000 ragazzi con un test pilota di tamponi rapidi e con test salivari per i bambini da 3 a 6 anni. Questo è un dato che risale ai primi giorni del mese di ottobre. In Veneto saranno eseguiti tamponi rapidi a scuola nel caso della presenza di un alunno positivo. La nuova misura è stata annunciata dal Presidente Zaia, che ha provveduto ad emanare un'apposita ordinanza. La Regione Lazio ha puntato da mesi su questi test rapidi, validati dal Ministro Speranza in un'informativa al Parlamento risalente al 13 agosto. Dal 14 settembre la Regione Lazio ha avviato questa campagna così massiccia di tamponi antigenici a partire dai licei più, altamente popolati.
Quindi l'esecuzione di questo tampone rapido abbrevia in modo molto veloce l'esito dell'eventuale positività o negatività al Covid, e questo consentirebbe ai dirigenti scolastici una migliore organizzazione della didattica, oltre ad un importante risparmio economico per quanto attiene alle supplenze che la normativa obbliga a nominare in attesa della quarantena degli insegnanti titolari al momento obbligati a stare a casa in attesa di due tamponi con esito negativo, anche se non portatori di virus, e che sappiamo essere nelle condizioni di non poter insegnare in quanto in congedo per malattia. Le regioni maggiormente organizzate rispetto all'Umbria quindi hanno provveduto all'acquisto di tamponi rapidi che sono stati distribuiti gratuitamente a medici di base e pediatri che non ne hanno fatto richiesta. La Regione Umbria, inspiegabilmente, non ha organizzato sul proprio territorio, almeno fino al momento in cui questa interrogazione è stata, diciamo così, presentata, una campagna di controlli tramite i tamponi rapidi della popolazione scolastica. I ritardi della Giunta e dell'Assessorato alla Salute sul reperimento ed acquisto di tamponi relegano la nostra Regione tra quelle meno organizzate e meno attive nel controllo della popolazione scolastica, dei docenti e del personale. Consigliere ATA. Tempo. Sì. La Regione Umbria si limita a lanciare una campagna volontaria tramite il prelievo di sangue capillare, quindi prima dell'inizio delle lezioni, rivolta al personale scolastico quando quest'ultima non era sicuramente esposta al maggiore e più probabile fattore di rischio. Questi gravi ritardi quindi generano danni economici in settori produttivi importanti, obbligando le aziende a privarsi di lavoratori costretti all'isolamento domiciliare e fiduciario in attesa dell'esito del secondo tampone. Pertanto la mia interrogazione è volta a conoscere quando la Giunta regionale intende colmare questo grave gap per reperire, acquistare e distribuire questi tamponi rapidi ai medici di base e pediatri per consentire, al fine della prevenzione, un maggiore capillare controllo di tutta la popolazione scolastica, oltre a questi risparmi economici che fanno capo alle istituzioni scolastiche costrette a ricorrere alle supplenze. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Coletto, a lei la risposta. Grazie. La previsione di coinvolgimento del sistema delle cure primarie, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale nelle strategie di testing e nelle attività di monitoraggio e sorveglianza di pazienti è stato oggetto di confronto con le rispettive rappresentanze sindacali, all'esito delle quali si è convenuto una partecipazione strutturata e organica nelle attività del caso. Si è proceduto a recepire le sollecitazioni formulate alle organizzazioni sindacali, condividendo e portando a soluzione alcune delle problematiche emerse dal confronto, ed in particolare sono state definite le composizioni per tipologia e quantità dei kit di PI per ciascuna delle figure professionali MMG, PLS e continuità assistenziale del sistema delle cure primarie, adeguate alla garanzia di esercizio in sicurezza delle rispettive attività. È stata realizzata una configurazione del portale dedicato, accessibile a tutti, i medici di medicina generale e i pediatri, con allestimento del sistema alle esigenze di supporto delle attività di vigilanza e monitoraggio dei pazienti e dei soggetti positivi a domicilio. Sulle funzionalità del sistema e sull'avvio del suo utilizzo sono stati condotti nella giornata di lunedì 26 due eventi di formazione riservati ai referenti del sistema delle due aziende ULS in vista dell'avvio immediato dell'operatività dello stesso. Si è provveduto al potenziamento delle USCA con l'assunzione di 13 medici presso l'ULS Umbria 1 e di 15 medici presso l'ULS Umbria 2, portando il numero complessivo degli operatori a 40 in ciascuno delle due ULS e prevedendo la loro operatività per 7 giorni a settimana. Da parte delle rappresentanze sindacali dei pediatri è stata espressa la condivisione per la partecipazione attiva e organizzata all'attività di controllo e presa in carico della popolazione pediatrica, ivi compresa la possibilità di effettuazione di tamponi ai bambini presso le postazioni di drive-thru in fasce orarie dedicate, come da comunicazione. Per quanto attiene le dotazioni di utilizzo dei tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri, la Direzione Generale di Agenas, con comunicazione a mezzo mail del 23 ottobre 2020, avente oggetto forniture di tamponi rapidi, antigenici e dispositivi di protezione individuale, comunica che il commissario straordinario per l'emergenza Covid,
provvederà, oltre all'acquisto, anche alla distribuzione dei tamponi rapidi antigenici e dei DPI professionisti coinvolti, per i professionisti coinvolti in queste iniziative. La richiesta di comunicare le modalità di consegna e dei relativi referenti è stata evasa il 26 ottobre. Per quanto riguarda le forniture dei test di varie tipologie, si è in attesa del compiuto riscontro della richiesta formulata alla struttura centrale di protezione civile in data 16 ottobre 2020. Le acquisizioni al momento perfezionate della struttura centrale è stata di 40.000 test sierologici in due tranche, che sono dedicati agli screening degli operatori di servizi di pubblica utilità e degli ospiti e di operatori delle residenze. Per quanto riguarda i test rapidi antigenici quantitativi, è stata aggiudicata una fornitura di 90.000 tamponi con consegne pianificate in relazione ai fabbisogni e alle potenzialità operative dei laboratori interessati. Grazie. Grazie, prego. Ecco, questa risposta che l'assessore mi ha dato, come al solito, non attiene alla domanda che è stata posta. Capisco che non le interessa, assessore, le mie considerazioni, ma ecco, oltretutto noi le consegniamo una domanda scritta, per cui capisco la difficoltà a interpretare magari qualcosa che viene detto verbalmente in quest'aula e che si recepisce per la prima volta. Ma una risposta di questo genere è veramente un insulto alla nostra intelligenza. La domanda era molto chiara, lei mi ha letto come al solito tutte le ordinanze, tutto quello che è stato fatto, tutto quello che afferisce ad altre, diciamo così, azioni che nulla hanno a che vedere con quanto invece intendevo domandare. Lei mi ha risposto dicendo che è stata fatta una gara e che si distribuiranno nel momento in cui saranno necessarie. Qual è questo momento? Passiamo all'oggetto numero 15, misure adottate dalla Regione a sostegno delle scuole e delle università regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Interroga la vicepresidente Fioroni, risponde l'assessore Agabiti. Prego, vicepresidente. Grazie, vicepresidente. Ciò che vorrei rappresentare oggi nell'illustrare questa interrogazione è una grande preoccupazione. Perché l'emergenza non sta stressando solo il sistema sanitario nazionale e da cascata quelli regionali, non sta mettendo a dura prova solo il mondo economico e produttivo tutto, gli autonomi, le partite IVA, non sta solo lacerando ancora di più il tessuto e la coesione sociale, definendo i tratti di quella che sarà una società post-Covid, presumibilmente dai nuovi e numerosi bisogni, ma sta concretamente minando la filiera dell'istruzione, uno dei beni primari da preservare per un paese che voglia ripartire e crescere. Solo quelle nazioni che comprendono che il proprio PIL ed il proprio benessere aumenta solo se si investe sull'economia della conoscenza potrà essere realmente competitiva e ripartire con un nuovo slancio dopo questo momento di grave emergenza. E per questo è necessario agire con una visione prospettica del futuribile. E le regioni non si muovono come monadi in uno spazio isolato, si muovono in uno scenario che viene dettato molto spesso su particolari temi in maniera specifica dal governo. E lo scenario che si palesa a fronte di enunciazioni di principio, come ho fatto in premessa, così importanti, è desolante, soprattutto a causa delle scelte poco avvedute di questo governo, che tratteggiano comunque l'alveo in cui si muovono le regioni. Invece di rafforzare metodi e modelli didattici, nonché pensare a programmi scolastici innovativi che avrebbero potuto sostanziare i percorsi pedagogicamente sensati, anche per uno strumento come la didattica a distanza, in grado di divenire virtuosa se progettata, monitorata e valutata, si è pensato negli ultimi mesi a centrare il dibattito non solo politico sui banchi a rotelle, sulle visiere o su altre amenità del momento. Un investimento, quello dei banchi monoposto, a rotelle o non, che è costato circa 600 milioni di euro e ricordo che attualmente ne mancano alla consegna 900.000. Forse era meglio investire quei fondi per superare il gap di quel 40% di ragazzi che l'Istat ci dice non possedere collegamenti e device idonei e per evitare che siano le famiglie a dover garantire ai figli un diritto che dovrebbe invece essere universale e costituzionalmente tutelato e ancora che debbono essere le amministrazioni regionali ad ottemperare a quelle che dovrebbero essere dei compiti
di carattere centralizzato. Forse era meglio in 6 mesi pensare all'informazione e alla formazione degli insegnanti, che hanno fatto il loro massimo durante il lockdown per adeguare loro stessi ai sistemi di apprendimento, di trasferimento delle competenze alle nuove modalità. Ora, con i DPCM che si susseguono, c'è anche una grande confusione sul contratto degli insegnanti e sulla regolamentazione delle loro ore lavorative. E qui si muove ancora, ed è costretta a muoversi, la Regione. E ancora, a fronte di una conosciuta e perdonante problematica inerente all'organico della scuola, si è pensato ad indire un concorso straordinario piuttosto che a stabilizzare velocemente l'elenco infinito di precari atavici. Un concorso che in piena pandemia porterà nel tempo a spostarsi in una dinamica di accorpamento fra candidati di regioni diverse più di 66.000 persone per 32.000 posti di ruolo. E ancora, mancavano fino a pochi mesi fa almeno 65.000 insegnanti di sostegno. Nel periodo del lockdown, su 270.000 ragazzi con disabilità hanno avuto accesso alla DAD solo il 36%. Ecco, mi farei questo tipo di domande per veramente disegnare quello che è uno scenario in cui si muovono le regioni per dare risposta ad una filiera dell'istruzione che deve essere conservata e preservata. Concludo dicendo che solo rispondere in maniera efficace all'emergenza e sapersi muovere in un sistema di variabili contingenti, sapendo contemporaneamente gettare basi per il futuro, può salvare la filiera dell'istruzione dall'implosione. E quindi sarà necessario riportare al centro del dibattito politico non l'ovvietà di strumenti già vecchi come il decreto scuola, ma piuttosto le criticità e le potenzialità della ricerca e la concretezza dei percorsi di studio. Perciò, nella consapevolezza che la materia dell'istruzione della scuola si muove tra materie esclusive e concorrente e autonomia scolastica, e che gli enti locali e le amministrazioni regionali hanno iniziato da subito a dialogare tra loro e con l'ufficio scolastico per integrare le scarse indicazioni del Governo, interrogo la Giunta per conoscere quali misure, anche economiche, abbia messo a disposizione per garantire ripartenza e continuità delle attività scolastiche e universitarie in questo momento di emergenza. Grazie. Prego, Assessore Agabiti. Grazie. Grazie. La Regione, sin dalle prime fasi dell'emergenza, si è prontamente attivata, da un lato per rispondere alle criticità immediate e dall'altro per pianificare e sostenere interventi di prospettiva. In particolare, le azioni della Regione sono state rivolte ai servizi socioeducativi 0-6 anni, fino a 36 mesi di età. Con atto della Giunta regionale del 1 aprile 2020 sono state destinate risorse per il sostegno dei servizi socioeducativi alla prima infanzia, pubblici e privati, per complessivi euro 382.529. In aggiunta, nell'ambito dei servizi socioeducativi 06 e all'interno della riprogrammazione POR FSE 14-20, è stata inserita un'azione specifica per il sostegno delle famiglie nel pagamento delle rette con una dotazione finanziaria di euro 3.500.000, per la quale la Giunta ha definito i relativi criteri di attuazione, la procedura che disciplinerà la presentazione e gestione delle domande. Con deliberazione 25 marzo 2020, la Regione Umbria, nel prendere atto delle difficoltà riscontrate sul territorio nella prosecuzione delle attività didattiche in modalità online, ha deliberato di sostenere per ogni scuola della Regione primaria, secondaria, di primo e secondo grado gli studenti in difficoltà nell'attivazione della didattica a distanza, sia in termini di connettività che di dotazioni strumentali, mettendo a disposizione direttamente delle istituzioni scolastiche 224.000 euro, somma incrementata di ulteriori 200.000 euro a seguito della recente ordinanza della Presidente Tesei del 19 ottobre 2020, che stabiliva la didattica a distanza per almeno il 50% degli studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie.
Sempre attraverso la riprogrammazione di parte delle risorse FSE 14-20 in funzione all'emergenza Covid, è stata aggiunta l'azione Borse di studio emergenza Covid-19 con una dotazione di 4 milioni di euro destinata agli studenti del sistema di istruzione, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, del sistema degli FP, sia presso gli istituti professionali in regime di sussidiarietà che presso le agenzie formative. Anche in tema di istruzione e formazione professionale abbiamo sostenuto con 14.200 la didattica a distanza mediante l'erogazione agli organismi di formazione professionale destinatari di finanziamenti per l'attivazione dei percorsi triennali. Per quanto riguarda l'istruzione universitaria, per scongiurare l'abbandono degli studi universitari, sono stati sostenuti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico 19-20 agli Atenei e istituti di grado universitario con sede legale operativa in Umbria attraverso il rimborso dei costi sostenuti per il pagamento dell'affitto, per un totale di risorse di circa 320.000 euro. Contestualmente sono state istituite borse di studio straordinarie per l'anno accademico 19-20 per ulteriori 500.000 euro. Per l'anno accademico 2021 sono state previste due specifiche azioni per l'ADISU, che ha recentemente poi pubblicato le graduatorie provvisorie. Borse di studio ADISU, risorse assegnate 5 milioni. Sostegno al diritto allo studio universitario con la previsione di circa 4 milioni e 500 mila euro per le borse straordinarie emergenza Covid. In tema di sussidi straordinari a sostegno delle rette è stato previsto un sostegno per il rimborso delle rette universitarie fino ad un limite di 30.000 euro per gli studenti iscritti alle università regionali e istituzioni dell'istruzione terziaria equiparate all'università attraverso uno stanziamento di 2 milioni di euro. Per concludere, in tema di sanificazione e prevenzione sono state previste risorse per 3 milioni di euro per la sanificazione dei servizi socioeducativi all'infanzia fino a 36 mesi, pubblici e privati, nei servizi per il trasporto scolastico dedicato a cura dei comuni e delle mense scolastiche comunali, nelle attività dell'istruzione e formazione professionale, dell'istruzione terziaria professionalizzante non accademica e nei servizi per lo studio, per il diritto allo studio universitario, alloggi e ristorazione. Il rimborso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva destinati agli studenti ospitati nelle strutture residenziali dell'ADISU e al personale che opera a vario titolo nelle suddette strutture. Nel complesso, pertanto, le risorse aggiuntive destinate all'intero settore dell'istruzione, anche in risposta alle criticità, all'emergenza sanitaria da Covid-19, per circa 20 milioni di euro. Si tratta di un investimento importante che abbiamo fatto nella consapevolezza che sostenere le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, in particolare in questo difficile periodo storico, significa difendere, sostenere il futuro della nostra comunità. La speranza è che gli studenti di oggi possano continuare il loro percorso formativo pur con le opportune modalità e non perdere l'opportunità di apprendimento e di sviluppo che sono fondamentali per la loro crescita in funzione del ruolo di cittadini attivi e consapevoli. È quindi con soddisfazione che registro i primi risultati quantificabili relativi alle azioni sopra menzionate. E così per quanto riguarda la grande partecipazione delle famiglie umbre ai servizi socioeducativi rivolti ai più piccoli. Penso ad esempio ai centri estivi, per i quali abbiamo stanziato 3 milioni di euro e sono pervenute 4.800 domande. E così per quanto riguarda il boom dell'iscrizione all'università, il prodotto di una serie di interventi messi in campo dall'Ateneo e da questa amministrazione per rendere sempre più effettivo il diritto allo studio. Prego Vicepresidente Fioroni per la replica. Grazie Vicepresidente, io ringrazio veramente l'assessore Agabiti, ma ringrazio la Giunta tutta perché comunque tutte le politiche di un governo sono frutto di un apporto sinergico e ringrazio la Presidente per l'attenzione che si è voluta dare in particolare ai nostri giovani che sono quelli insieme alle persone fragili e agli anziani che stanno scontando di più gli effetti di questa emergenza pandemica che stiamo vivendo. Grazie per tutte le risorse messe in campo, per la programmazione che si sta facendo anche in questo ambito, per aver pensato alle scuole paritarie,
per aver pensato a tutte le azioni di sanificazione e di messa in sicurezza dei nostri ragazzi. Ricordo che i fondi che sono stati stanziati dal governo sono stati oggetto di bandi che sono stati promossi ed aperti in ritardo. Si è parlato per molto tempo addirittura di software per il conto di metri quadri, di aule che hanno forme rettangolari o quadrate per la maggior parte, quindi sono di facile misurazione. Si è parlato di bed and breakfast in cui mettere i nostri figli per fare lezioni in presenza. Quindi ringrazio veramente la Regione per aver superato queste criticità e previsioni che il Governo aveva in qualche modo pensato, ma che chiaramente non sono e non saranno mai sufficienti. Grazie. Consigliera Fioroni, ultima question time, risponde l'assessore Coletto, interroga fora la vicepresidente Meloni, prego. Grazie Presidente, questa interrogazione nasce dalla presa d'atto di un ritardo nell'approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali destinati all'infanzia. Sappiamo che nonostante la forte campagna di sensibilizzazione sull'importanza mai come questo anno della vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per i bambini, la nostra Regione, almeno al momento in cui noi abbiamo completato la nostra interrogazione, non disponeva di un quantitativo di dosi sufficienti a soddisfare l'importante richiesta. Ancora oggi le richieste e le criticità che ci vengono sottoposte dai medici di famiglia e soprattutto dai pediatri riscontrano lo stesso tipo di criticità di qualche giorno fa. Le vaccinazioni contro i virus influenzali in concomitanza con la circolazione del virus SARS-CoV-2 renderebbero più facili ovviamente anche le diagnosi differenziali all'insorgere di patologie respiratorie, specie nei bambini e nelle persone considerate a rischio. I bambini di età compresa, soprattutto dai 6 mesi a 6 anni, sono considerati, come sappiamo, il principale serbatoio e veicolo di infezione. Per questo sono stati inseriti nelle categorie da immunizzare prioritariamente contro l'influenza, per tentare di ridurre al massimo la circolazione del virus. Le dosi vaccinali presenti nel territorio regionale non riuscirebbero a coprire nemmeno un terzo delle 20.000 richieste e necessità a soddisfare almeno questa fascia di età. Peraltro, gli obiettivi generali di copertura vaccinale definiti a livello nazionale sono la copertura minima del 75% degli aventi diritto e il 95% come copertura ottimale. È chiaro che mi pare e mi preme sottolinearlo che la vaccinazione antinfluenzale non è obbligatoria, ma fortemente raccomandata, soprattutto nelle categorie a rischio, che sono non soltanto i bambini o la fascia degli adolescenti, ma i malati cronici, gli oncologici, i cardiopatici. Alla fine del mese di agosto, peraltro, è stato siglato un accordo tra la Regione dell'Umbria e la Federazione Italiana Medici Pediatri, che dava la possibilità di vaccinare gratuitamente i bambini compresi tra i 6 mesi e i 6 anni e nella fascia 7-14 per le categorie a rischio, rivolgendosi direttamente al proprio distretto o al proprio pediatra. Per la vaccinazione di bambini, poi, di età compresa tra i 6 mesi e i 9 anni, sono necessarie addirittura 2 dosi di vaccino antinfluenzale. Nel caso di quelli di età compresa tra 6 mesi e 3 anni, va utilizzata una specifica tipologia di vaccino. La stessa cosa avviene per la fascia di età degli over 65, in quanto i medici di medicina generale, per effettuare la vaccinazione, cercando di rispettare anche le regole di questa pandemia, hanno bisogno di un'organizzazione per poter effettuare i vaccini nei propri ambulatori o addirittura recarsi presso le abitazioni, specie di coloro che sono più deboli e più fragili. In questo momento c'è una grossa difficoltà nella pianificazione perché ancora oggi i vaccini non ci sono in numero sufficiente. La Regione Umbria ha acquistato complessivamente 262.000 dosi, di cui 173.000 per i soggetti che hanno superato i 65 anni e 83.000 dosi per tutti i soggetti a rischio per patologie e condizioni varie, anche legate a specifiche attività lavorative, di età compresa tra i 3 e i 64 anni.
oltre 6.000 dosi invece destinate ai bambini di età compresa tra 6 mesi e 3 anni. Quindi facendo una giusta e logica proporzione vediamo che rimaniamo comunque sotto la soglia dei 20.000, delle 20.000 dosi che sarebbero necessarie per coprire i 6 mesi e 6 anni di età. Sappiamo bene che mai come in questo anno dobbiamo stringerci tutti e collaborare sia le istituzioni con i medici e con i sanitari per poter sopperire e poter soddisfare al meglio le richieste dei nostri cittadini, specie delle fasce più deboli. Se è vero che da un lato in tutto il territorio nazionale vi è una forte difficoltà, ovviamente causata anche dalla forte domanda sul mercato, sappiamo che Fonte Sole 24 Ore e la Fondazione GIMBE, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, in alcune regioni, tra cui anche l'Umbria, c'è una carenza strutturale tale da non riuscire a coprire nemmeno il 75% delle categorie a rischio. E questo sta destando una forte preoccupazione. L'Umbria quindi non rientra tra le 12 regioni che invece si sono mosse per tempo per disporre un quantitativo adeguato per la copertura del 75%, ma soprattutto per tutelare le categorie a rischio. Quindi noi oggi chiediamo quali motivazioni abbiano portato alla carenza di queste dosi, che cosa si sia messo in atto durante questo periodo per poter sopperire e se ad oggi siamo arrivati ad una copertura esauriente dei vaccini anti-influenzali a tutti i soggetti richiedenti, specie alle categorie considerate a rischio. Grazie. Grazie Vicepresidente. Assessore Coletto. Sì, grazie. In forza, allora, in relazione ai quesiti posti alla Giunta, rispetto ai punti quali veniamo interrogati, si riassume di seguito la situazione in merito alla disponibilità di vaccini. In forza di una gara biennale espletata nel novembre 2019 per una fornitura di dosi di campagna di vaccinazione antinfluenzale per il 2019-2020, 2020-2021, che prevedeva l'opzione di incrementare la fornitura entro un limite massimo del 50%, è stato possibile mettere in atto nel 2020 una campagna di vaccinazione contro l'influenza potenziata rispetto agli anni precedenti. Le aziende sanitarie pertanto già dispongono di un quantitativo di dosi di vaccino specifico per la popolazione anziana che garantisce la copertura del 75% degli aventi diritto con età uguale o superiore ai 65 anni, distribuiti presso i medici di medicina generale. Di 83.000 dosi di vaccino disponibili in due tranche per assicurare in prima battuta la copertura delle persone a rischio di età compresa fra i 3 ai 64 anni, degli operatori sanitari e di alcune altre categorie di operatori di servizi essenziali. Le dosi che dovranno essere rese disponibili con la seconda fornitura, la cui consegna è prevista per la prima settimana di dicembre, una volta coperto il fabbisogno di soggetti a rischio per la patologia o condizioni di lavoro, potranno essere utilizzate anche per altre categorie. Per quanto concerne i bambini, età compresa fra i 6 e i 3 anni, per i quali è stata necessaria una specifica tipologia di vaccino, la gara espletata nel 2020 ha permesso di recepire sul mercato soltanto 6.000 dosi che sono destinate in prima battuta ai bambini a rischio. La Direzione Salute Welfare, pertanto, dopo aver considerato l'aumento della domanda da parte dei cittadini legata alla situazione di epidemia in corso, alle campagne di sensibilizzazione che stanno sottolineando, oltre alla necessità di vaccinare i più deboli, anche i vantaggi legati alla protezione offerta dal vaccino nelle persone non a rischio, la conseguente crescita della richiesta del Servizio Sanitario Regionale da parte di categorie di persone che negli scorsi anni avevano provveduto autonomamente all'acquisto di vaccini e che in gran parte non appartengono alle categorie per le quali era comandato, la difficoltà di acquisto da parte delle farmacie private derivante dall'aumentata richiesta da parte del servizio sanitario alle ditte produttrici, gli accordi sottoscritti con i pediatri di libera scelta, ratificati con TGR 846 del 2020, che prevedono la somministrazione della vaccinazione ai bambini fino ai 6 anni. Ha ritenuto opportuno richiedere tempestivamente alla centrale regionale per l'acquisto CRAS delle aziende sanitarie di avviare
una procedura necessaria per reperire sul mercato ulteriori dosi di vaccino antinfluenzale da destinare a soggetti di tutte le età. Nei prossimi giorni, appena si conoscerà l'esito di tale procedura, sarà possibile anche comunicare quali tipologie di vaccini sarà stato possibile reperire sul mercato, quante dosi, quando saranno disponibili e quindi, di concerto con le aziende sanitarie, verrà definita la modalità di ripartizione della destinazione delle diverse categorie. Grazie. Consigliere Fora. Ma se questa risposta e questo dibattito l'avessimo fatto a maggio, sarebbe stato del tutto molto più appropriato. Pur non essendo un medico, stiamo parlando di una sindrome che si manifesta in età autunnale e che richiede di essere anticipata prima che arrivi l'inverno. Il calendario non è soggettivo, assessore. Siamo il 27 di ottobre, c'è una procedura che, da quello che lei ci ha detto, si sta avviando in questi giorni. Forse la prima settimana di dicembre avremo una fornitura di vaccini che, nel tempo che verrà somministrata, nel tempo in cui inizierà a garantire copertura preventiva nell'arco almeno di una settimana e 10 giorni, probabilmente le persone fragili a rischio avranno la possibilità di essere coperte da vaccino antinfluenzale a fine gennaio. Io mi limito a percorrere il calendario e a evidenziare come anche questo fatto, come molti altri, sono frutto di una incapacità di programmazione che in questi mesi mi pare del tutto evidente.